Chi sono i Tuatha De Danann? Ancora una volta tenterò di rispondere alla domanda postami da un amico del canale. Ricordo a chi volesse avere approfondimenti di argomenti già trattati o da trattare di scrivere una mail ad alberto.lori@quantumacademy.org. Allora, per rispondere a quell'intrigante interrogativo, allacciatevi le cinture e vi porto tutti in un viaggio virtuale nel cuore dell'Irlanda, tra miti e antiche leggende, per raccontarvi dei Tuatha e di una misteriosa costruzione, il Grennan of Aileach. Immaginate di trovarvi su una collina ventosa, con una vista a mozzafiato sull'aspra campagna irlandese. Qui, tra il verde rigoglioso e il cielo infinito, sorge una costruzione imponente, un antico forte di pietra. Il Grennan of Aileach, situato nella contea di Donegal, è avvolto da un'aura di mistero e magia. Risalente a circa il 1700 a.C., la fortezza è stata testimone silenziosa di epoche lontane e leggende che si intrecciano con la storia. I Tuatha De Danann, il popolo della dea Danu, sono una razza mitica presente nella mitologia celtica irlandese. Danu rappresenta una delle divinità più antiche della mitologia celtica, una sorta di dea madre associata alla terra, anche se qualcuno dice alle acque. Secondo le leggende, i Tuatha erano esseri soprannaturali dotati di poteri magici e una conoscenza profonda delle arti e delle scienze, giunti in Irlanda dopo aver sconfitto i Fomori in una battaglia epica. I Fomori erano una razza di creature mostruose e malvagie che rappresentavano le forze primordiali del caos e della distruzione. Si dice anche che i Tuatha De Danann provenissero da un'altra dimensione o da un regno fatato e avessero raggiunto l'Irlanda su nuvole di fumo dopo aver bruciato le loro navi per non essere tentati di tornare indietro. Qual era il loro aspetto? I Tuatha De Danann sono spesso descritti come esseri di alta statura, con capelli biondi o rossi, occhi celesti o verdi e pelle chiara. Ma che cosa li collega al Grennan of Aileach? Le storie narrano che il forte fosse uno dei luoghi sacri dei Tuatha De Danann. Sarebbe stato un centro spirituale e politico per il popolo della dea Danu. Le sue mura, costruite con precisione e maestria, riflettono l'abilità ingegneristica e la saggezza di questa antica razza. Camminando tra le pietre del Grennan of Aileach, si può quasi percepire la presenza dei Tuatha. Tra l'altro si dice che il luogo fosse un portale tra il mondo mortale e quello degli dei, un punto d'incontro tra il visibile e l'invisibile. La struttura circolare del forte, con le sue mura che sembrano proteggere un segreto antico, suggerisce una connessione profonda con il cosmo e con le forze della natura. Poco distante dal Grennan of Aileach si trova una fonte sacra, conosciuta come la fonte di St. Patrick. Secondo alcune leggende, questa fonte era utilizzata dai Tuatha De Danann per riti di purificazione e guarigione. Si dice che l'acqua della fonte abbia proprietà magiche, capaci di curare malattie e conferire longevità a chi vi si immergeva. Una storia ancora meno conosciuta riguarda le pietre preziose che si dice fossero nascoste nel Grennan of Aileach. Queste gemme, secondo la leggenda, erano infuse di poteri magici e utilizzate dai Tuatha per proteggere il loro regno. Alcuni ricercatori credono che queste pietre possano ancora essere nascoste tra le rovine, attendendo di essere scoperte. Studi recenti, poi, suggeriscono che il Grennan of Aileach potrebbe essere stato allineato con eventi astronomici, come i solstizi e gli equinozi. Questa scoperta affascinante indica che i Tuatha De Danann possedevano conoscenze avanzate di astronomia
e utilizzavano il forte come un osservatorio per studiare il cielo e prevedere i cicli naturali. Le storie sui Tuatha De Danann sono intrecciate con la storia e la cultura irlandese. Sebbene siano considerate leggende, alcuni studiosi ritengono che possano contenere frammenti di verità storica, tramandati di generazione in generazione attraverso la tradizione orale. In conclusione, i Tuatha De Danann, con le loro leggende affascinanti e i loro poteri straordinari, rappresentano un elemento fondamentale della mitologia irlandese. La loro storia continua ad ispirare gli amanti del meraviglioso, alimentando il mistero e la magia che circonda queste figure mitiche.